Verso la fine del quinto o sesto mese, mentre il flagello infieriva fuori più rabbiosamente che mai, il principe Prospero regalò ai suoi mille amici un ballo mascherato di una magnificenza rara. Che quadro voluttuoso quella mascherata! Ma dapprima lasciate che vi descriva le sale nelle quali ebbe luogo. Ce n'erano sette. Una sfilata imperiale. In molti palazzi questa serie di sale forma una lunga prospettiva in linea retta, quando i battenti delle porte sono spalancati e accostati al muro da ogni parte, di modo che lo sguardo si spinge in fondo, senza ostacolo. Qui la cosa era molto differente. Come era da aspettarsi dal gusto vivissimo del bizzarro che aveva il duca. Le sale erano disposte così irregolarmente che l'occhio non poteva abbracciarne più di una alla volta. Uno spazio dai 20 ai 30 yards e poi una brusca svoltata e ad ogni gomito un nuovo aspetto. A destra e a sinistra, in mezzo al muro, una finestra gotica, alta e stretta, dava su un corridoio chiuso che seguiva le sinuosità dell'appartamento. Ogni finestra aveva dei cristalli, di colore in armonia col tono dominante nella colorazione della sala. Quella che occupava l'estremità orientale, per esempio, era parata di azzurro. E le finestre erano di un azzurro profondo. La seconda stanza era ornata e parata di rosso e i vetri pure erano rossi. La terza tutta verde, come verdi erano le finestre. La quarta, decorata in arancione, era illuminata da una finestra arancione. La quinta bianca, la sesta violetta. La settima sala era sepolta letteralmente sotto dei panneggiamenti di velluto nero che coprivano il soffitto e i muri e ricadevano in pieghe pesanti su un tappeto della stessa stoffa e dello stesso colore. Ma in questa camera solamente il colore delle finestre non corrispondeva alla decorazione. I vetri erano scarlatti, di un intenso colore sanguigno. Ora, in nessuna delle sette sale, attraverso gli ornamenti d'oro sparpagliati qua e là, a profusione o sospesi al soffitto, si vedevano né lumi né candelabri, né lampade né candele. Nessuna luce di questo genere in quella lunga sfilata di stanze. Ma nei corridoi che le recingevano, proprio in faccia ad ogni finestra, era piantato un enorme treppiè con un braciere ardente che proiettava la sua luce attraverso i vetri di colore diverso e illuminava sfolgorantemente la sala. Così si produceva una moltitudine di aspetti fantastici e mutevoli. Ma nella camera di ponente, la camera nera, la luce del braciere che si spandeva sotto le tende nere attraverso i vetri sanguigni era spaventevolmente sinistra. E dava alla fisionomia degli imprudenti che vi entravano un aspetto talmente strano che pochi fra i ballerini si sentivano il coraggio di mettere i piedi in quel magico ridotto. In questa sala, pure addossato al muro di ponente, si erigeva un gigantesco orologio.
debbano.